Ciao amici, sono Gian dal 36 ed oggi parliamo, che ve lo dico a fare, di Batmobili e più precisamente della Batmobile del 1989, quella usata nei film di Batman e Batman Returns, diretti da Tim Burton e interpretati da Michael Keaton. Questo è il Batman di Michael Keaton, questa è la versione del primo film, è una delle tante meraviglie o toys, è addirittura un DX, ma di questo ne parleremo in maniera più approfondita nei prossimi video è un oggetto molto grande perché parliamo di misure di un metro per più di 40 centimetri per 25 centimetri di altezza quindi un metro per 40 per 25 quindi sicuramente dimensioni importanti per cui spesso bisogna fare delle vetrine apposta è stata prodotta in ogni suo particolare praticamente è veramente un pezzo incredibile ma andiamo subito a scoprirla in ogni suo dettaglio. E iniziamo subito con la parte davanti. E come vedete eh, questa Bad Mobile è praticamente enorme. Ma nonostante eh, le dimensioni, riesce comunque a tenere una linea slanciata, oserei dire elegante. È sicuramente una delle cose più grandi che io abbia mai avuto. E la scatola e il Brown Box non ve le mostro neanche, perché eh, non ci starebbero in questo spazio. Quello che vedete qui al centro della parte anteriore è il reattore che la alimenta, che poi andrà a scaricare dietro. Inoltre abbiamo la possibilità di accendere i fari. Una delle cose belle di questa Badmobile è che è piena piena di LED. Però, come notate, sono gialli e non nel classico colore bianco, perché pare che per farli, sia davanti che dietro, si siano ispirati alla Ferrari di allora. Stiamo parlando di una macchina concepita più di 30 anni fa. E questo per quanto riguarda la parte davanti, ma andiamo subito a vedere quella dietro. Questa invece è la parte dietro, che come vedete ha il doppio faretto, sempre illuminato stile Ferrari, illuminato di questo rosso intenso. Non so se si riesca a cogliere dalle immagini. E poi abbiamo il reattore, quello che vedevate nella parte anteriore, che poi finisce per scaricare dietro, anch'esso illuminato. E devo dire che qui. Toys è molto brava nel riuscire a creare quell'effetto fiamma che poi si vede anche nel film. Inoltre abbiamo alato due coppie di scarichi supplementari e poi quello che è il cofano posteriore che fa anche da vano per le batterie e per l'interruttore. Si toglie tranquilla, tranquillamente in questa maniera qui. Anche anch se è fatto veramente molto bene. E qui abbiamo il vano delle pile l'interruttore tutti i led di questa pad mobile si accendono e si spengono con un unico interruttore che è questo qui qui siamo di lato e proprio da questa posizione riusciamo ad ammirare eh, la silhouette di questa, di questa macchina con tutti i particolari di questo epico design inoltre qui abbiamo anche le gomme riprodotte molto bene quelle di dietro sono fisse, mentre invece quelle davanti sono orientabili, anche se non sono collegate direttamente allo sterzo. Altra inquadratura, dove vi faccio vedere più nello specifico le gomme. Molto bello lo stemma di Batman sul cerchione. E poi io trovo bellissime anche queste ali posteriori, che ricordano un po' quelle del pipistrello. Un'altra piccola chicca è il serbatoio, che si può aprire da entrambi i lati: perché ne ha due. Proprio come nella Batmobile originale, abbiamo anche le sue mitragliatrici, sono situate ai lati della parte de anteriore. Per poterle vedere, basta rimuovere il supporto sopra. Esiste anche una calamita che si può usare per appunto togliere tutti questi accessori. Io non la uso perché ho paura che mi righi la plastica. Comunque, c'è. Solleviamo la mitragliatrice, c'è la possibilità anche di mettere il mirino. di di orientare il caricatore e di regolarla in altezza. Questa è un'altra maniera per poterla esporre, o con le mitralatrici fuori, questa maniera qui, oppure liscia, cioè queste le possiamo chiudere e tenerla così. Ci sono varie possibilità. Questo è l'abitacolo visto dall'esterno e aprendolo andiamo a vedere. suo interno. Cerco di riprendervelo dall'interno, non è facile perché non c'è molta luce, il volante si gira, qui abbiamo tutta la strumentazione, molto bello, nell'angolo in fondo anche il computer di bordo, anch'esso illuminato. Le marce, come vedete qui, anch'esse sono regolabili, possono spostare. Poi c'è la parte dietro con i sedili rifinita molto bene. Questi, invece, sono gli accessori che vengono dati. Per primo, vi faccio vedere questa che è una base girevole. Praticamente si mette questa parte qui a terra, si appoggia in questa maniera qui. E sopra si mette la bat mobile. C'è un gancio sotto, sotto la bat mobile e permette appunto di girarla fino a 360 gradi. È una base girevole che viene data in dotazione adesso la sposto queste qui che possono sembrare bombe in realtà sono delle specie di frisbee che la Batmobile spara contro i nemici escono dai fianchi c'è una scena nella parte iniziale di Batman Returns in cui questi vengono proprio sparati contro i nemici però non sono bombe anche se possono sembrare questa è la zona dove vanno messi, praticamente si trovano sotto le mitragliatrici, basta aprire ed eccoli qua. Questa è la loro collocazione. Appunto, tra le mitragliatrici e quegli spuntoni che escono, che si agganciano nella parte sotto. Abbiamo anche gli uncini che come vedete si possono anche aprire. In questa maniera qui. Anche questi, la Batmobile li spara contro i pali della luce per farla girare a 90 gradi. Quella che vediamo qui è la parte a vista del motore, fatta veramente molto, molto bene, dettagliatissima. Qui si nota anche il tubo di scappamento. Questo è l'alloggio per l'uncino: basta aprirlo e l'uncino si infila dentro normalmente. Si incasta in questa maniera qui e va così. Questa è un'altra maniera in cui si può posare volendo, altrimenti lo si lascia. Chiuso, proprio come lo vedete poi c'è questa che è una specie di asta che serve a regolare l'abitacolo in cui poi va a sedersi batman praticamente viene messo all'interno dell'abitacolo per dargli una maggiore stabilità ed infine ci sono queste che possono sembrare ari ma in realtà non lo sono sono degli specie di speroni che si mettono a fianco alla bag mobile, che queste servono per colpire i nemici. Questa è la posizione in cui vanno messe, quindi si toglie la copertura e si agganciano, semplicemente, sono incastro, e vanno messe qui. Risulterebbe complicato esporla così, però, perché vanno a portare via ancora più spazio, quindi anziché 40 cm, rischiano di diventare 60 o 70, quindi Difficilmente proponibile un'esposizione del genere, però c'erano e quindi io ve lo mostrate, comunque vi mostro anche velocemente quella che è la scocca di questa Bad Mobile, praticamente è un involucro che noi troviamo appena aperta la scatola. Dentro è rivestita di gomma piuma quindi serve innanzitutto per proteggerla durante il trasporto. E poi comunque ha la forma di, dello scudo che la Batmobile sviluppa nei momenti in cui si deve proteggere. È chiaro che una volta estratta la Batmobile diventa abbastanza inutile, quindi viene poi rimesso nella scatola e ci se ne dimentica. Però è sicuramente fatto bene, è sicuramente un pezzo che c'è presente e quindi ho ritenuto comunque di mostrarvelo lo stesso perché fa parte appunto del kit legato a questa macchina. Ed eccoci qua. Allora, dico subito che questa Batmobile io, come voto, do 9,5. È praticamente perfetta. L'unico neo sono appunto le dimensioni molto importanti. Quindi mi rendo conto che non è per tutti: non solo come dimensioni, ma anche come costi. Ma se riuscite a portarvela a casa o se l'avete, sicuramente non ne resterete delusi. Bene, spero che questo video vi sia servito per conoscerla anche più precisamente in ogni suo particolare. E anche solo per ammirarla in tutto il suo splendore. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel like, condividetelo sui social, ricordatevi di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'avete già fatto, attivate la campanella per rimanere sempre informati su tutte le novità. Io vi saluto e mi raccomando, state senza pensieri! Ciao, a presto!